Sliscioni, slogan e tanti manifesti sotto Palazzo San Giacomo, ma questa volta non si tratta di precari bros o dipendenti Astil. A riunirsi sotto la sede del Comune di Napoli sono i sindacati, tutte le sigle, CGL, CISL, UIL e UGL, unite, come non capita spesso, per gridare al sindaco Luigi De Magistris il loro dissenso nei confronti di un bilancio che, a loro dire, non ha tenuto conto delle parti sociali. È un problema di scelte per la città. Le scelte della città colpiscono le persone più deboli, colpiscono i pensionati, colpiscono i lavoratori dipendenti, perché sono quelli che pagano le tasse. Noi abbiamo chiesto da 2 anni e mezzo che si facesse una battaglia seria contro l'evasione. L'evasione a Napoli è insopportabile. Insomma, le tasse e gli aumenti imposti dal Comune nel nuovo piano di bilancio riescono a mettere d'accordo tutti i sindacati che chiedono al primo cittadino partenopeo di rivedere le scelte dell'amministrazione. Noi non vogliamo morire di tasse e di disservizi in città. Ormai siamo ad un livello di prelievo fiscale insopportabile per i cittadini di Napoli. Non si può scaricare sulle spalle delle fasce meno abbienti tutte le responsabilità che c'ha De Magistris. Loro si giustificano dicendo che, dovendo rientrare sul piano di riequilibrio, sono costretti ad alzare le fasce per tutte le tasse comunali. Noi riteniamo invece che ci potrebbe essere altre alternative.